anche se attaccato al filo, lo dice, ma c'è un filo di speranza, c'è un filo di speranza, no? Perché sì, perché con la preghiera, sapete che la preghiera è quel filo che ci lega e ci tiene il nostro cuore legato a Dio. Guardate qua, sembrava che non c'era niente, però c'è speranza e c'è. Quindi che cosa ho detto? Potete ripeterlo, che cosa rappresenta questa cosa? La speranza e poi la preghiera. E che cos'è la preghiera? Il nostro cuore, guardate qua, al cuore di Maria. La preghiera è questa. Capito come? Hai capito o no? Quindi, quando io prego, lo vedete? Questa è la preghiera che mi tiene per mano Gesù e Maria. Sapevate questo? Lo sto inventando adesso, però è così. Quindi la preghiera che nasce dal mio cuore va direttamente da Gesù e da Maria. Gesù da Maria! Cos'è che fa cadere? Quando è che cade che mi allontano da lui? Quando non credi e quando faccio i peccati. Quando faccio i peccati, allora davvero la mia vita può cambiare e può prendere una brutta piega. Allora guardiamo un po' che cosa si può dire, Se io non prego mi allontano da Gesù, ma diciamo, l'amore, il foulard rosso che è amore, l'amore di Gesù per me fa in modo che io possa davvero tornare a lui sempre. Ma è amore questo che... Guardate un attimo che cosa c'è scritto in questo bigliettino, apri, c'è un messaggio, apri e leggi. Ad alta voce. Io voglio bene a Gesù e la preghiera. E tu? Io voglio bene a Gesù. E tu? Perché voglio bene a Gesù? Con il suo amore mi ha ripescato. Con il peccato si era rotto questo legame d'amore fra me e la mamma, fra me e Gesù, con la preghiera, no? Quindi si era rotto, col peccato mi era allontanato. L'amore mi fa dire queste cose.